Sì, per come è stata disputata la partita e per quelle che erano le speranze nostre, un po' di amaro in bocca c'è. È chiaro che ci teniamo questo punto, questo pareggio, soprattutto perché comunque è venuto in recupero, nel senso da una situazione di svantaggio, e la squadra nel secondo tempo non ci stava, giustamente, perché credo che uscire in svantaggio dopo il primo tempo era molto penalizzante, credo che non ce lo meritavamo. Riuscire a pareggiarla è stato sicuramente un grande merito ai ragazzi. Alla fine abbiamo cercato di vincerla, ma con poco equilibrio, forse non ne avevamo neanche più, e ci teniamo a questo punto. Ma no, ci abbiamo provato, credo che per la mezz'ora di secondo tempo siamo stati sicuramente molto aggressivi, molto continui, abbiamo cercato di mettere pressione, abbiamo messo qualche palla pericolosa, situazioni che avremmo potuto magari concretizzare un po' meglio. Ci è mancato forse un po' questo, anche quel pizzico magari di buona sorte che ogni tanto si potrebbe anche accompagnare, insomma. Sì, Totò è un periodo che dimostra durante l'allenamento di stare molto bene. Credevo che in quella posizione di campo potesse far soffrire il Latina, e complimenti a lui che si è fatto trovare pronto, e perché l'allenatore sceglie quello che vede, quindi merito poi dopo dei giocatori e dà ragione all'allenatore per quello che si vede in campo. Ma è mancata per chi è entrato magari anche l'abitudine a giocare con continuità, non è facile a partita in corso entrare, sarebbe bello che entrasse qualcuno e potesse fare gol, perché a mio avviso ci serve solamente anche proprio per una questione morale e emotiva riuscire a sbloccare un po' questa situazione qua, che in questo momento crea un po' di delusione e anche di mancanza di autostima nei nostri attaccanti. Abbiamo un parco offensivo secondo me all'altezza della situazione, ripeto, manca forse solamente quello, la scintilla che li fa sbloccare. No, c'è rammarico, il risultato secondo me è un po' bugiardo, noi abbiamo creato moltissime occasioni da gol i primi minuti e poi ci hanno fatto un gol sul primo tiro di loro, ci hanno fatto subito gol, noi però non ci siamo abbattuti, abbiamo continuato a giocare, abbiamo continuato a creare occasioni e siamo riusciti a recuperare una partita molto difficile, perché loro comunque giocano a 5 dietro, sono molto chiusi. Però potevamo dare ancora di più gli ultimi minuti, che siamo arrivati un po' a corto di energie. Sì, a Latina sono arrivate un paio di occasioni per errori nostri, comunque errori di disimpegni difensivi un po' lì magari dettati dalla stanchezza, però credo che la zampata non ci è mancata solo oggi, ci è mancata anche altre partite. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, ma credo che stiamo dimostrando che possiamo far bene qualsiasi partita contro chiunque. Però dobbiamo sempre tenere a mente quella partita, che comunque non dobbiamo più fare quegli errori. Io credo che è stato un modo di crescere anche quella partita e quella giornata, quindi mai dimenticare gli errori fatti, ma dobbiamo solo continuare a crescere e allenarci sempre meglio e andare avanti. Sì, in campo dopo l'1-1 abbiamo provato di vincerla, però non ci è riuscito, un po' di stanchezza, un po' di bravura del Latina, non siamo riusciti a vincere. No, sì, loro non hanno fatto un tiro e forse all'ultimo abbiamo concesso qualcosa perché potevamo vincerla. E vabbè, è andata così, ripartiamo a questo punto e pensiamo già al Trapani, che è un'altra partita più dura di questa. Gli altri, il primo tiro fa un gol, noi come ho già detto bisogna farne 6 per fare un gol, vedrà che la ruota gira anche a noi, magari la prossima volta noi il primo tiro la sblocchiamo, facciamo gol e sarà un po' più semplice. Sì, no, sono contento per Di Gaudio, sì, ha fatto una bella partita, anche lui aveva i crampi uscito. Sì, siamo una grande squadra, un grande gruppo, che chi gioca gioca comunque dà il suo e dà il 100%.